Ciao a tutti amici, benvenuti all'ennesima puntata di questo mio videoblog. Quest'oggi vi voglio parlare della discrezione del fotografo di cerimonia. Vi sarà senz'altro capitato di essere ospite in qualche cerimonia e vedervi il fotografo che passa avanti e indietro e praticamente molto invadente nella cerimonia. Questo vi sarà capitato senz'altro di osservare. Ecco, oppure i cosiddetti fotografi prima donna, quei fotografi dove assumono una posizione, voglio dire, di privilegio anche rispetto agli sposi, quindi vedersi sempre in prima mostra, vedersi sempre lì a guardarsi come se fossero loro gli sposi. Ecco, questo secondo me è la cosa sbagliata. Non so se siete d'accordo, ma un fotografo deve essere una persona quasi invisibile sulla cerimonia. Deve fotografare senza farsi vedere, deve essere presente senza interferire nella scena, deve fare le fotografie, ma fatte in un modo dinamico. In un modo, ecco, un terzo occhio, una persona che vi osserva da lontano, senza interferire nei vostri movimenti, nella cerimonia, nel normale andamento della cerimonia. Quindi, per riassumere, un fotografo discreto credo che sia quello che vada bene per tutte le cerimonie e soprattutto anche per voi, perché un fotografo discreto senz'altro non vi metterà a disagio, non vi chiamerà, non sarà lì presente sempre addosso, facciamo la foto qua, facciamo la foto lì. Uno dei complimenti più belli che si possa fare, che io ho potuto ricevere in un matrimonio, è quello quando mi si dice: "Ma Dino, ma eri presente anche tu sul matrimonio?" Vuol dire che sono stato così assente, così attento, voglio dire, che nessuno mi ha notato. Bene ragazzi, ora vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!